Evviva, amiche e amici, benvenuti a Milano, benvenuti in via Cola Montano 40, nella galleria Luca Tommasi Arte Contemporanea. E quindi, evidentemente, se porta il mio nome vorrà dire che è la mia galleria. Io sono lieto di ospitarvi eccezionalmente in galleria, virtualmente perlomeno, ma mi auguro che poi potrò incontrarvi dal vivo. Visto che questa meravigliosa mostra che è stata inaugurata il 15 febbraio da artisti internazionali che erano presenti all'inaugurazione, sarà resa visibile fino al 13 aprile, quindi includerà anche la settimana del MiArt per chi dovesse venire a Milano per la fiera. È evidente che io mi auguro che voi possiate venire a visitarla se avete un'intenzione anche di acquistare o di acquisire un'opera d'arte molto prima, perché già questa mostra sta facendo parlare di sé a livello italiano e posso serenamente dirlo a livello internazionale, perché ci sono delle richieste che arrivano dall'estero e quindi tra l'altro alcune opere che vi andrò a presentare oggi sono già state opzionate. È una mostra importantissima, penso che sia la mostra più importante che io abbia organizzato tra quelle che ho fatto come curatore e quelle che ho fatto come gallerista, perché riunisce alcuni degli artisti internazionali più importanti al mondo viventi dell'astrazione. Io credo che andando poi anche su un canale multimediale realizzo forse un sogno di tanti che presentano arte in TV o comunque sui canali social, e cioè di far vedere veramente una collettiva di astrazione internazionale di livello mondiale. Questa mostra è stata organizzata grazie a un'idea di Daniel Sturgis, che è un artista che vedrete anche in mostra, ma lui è anche curatore alla Tate di Londra, ha curato la Tate Centive nel 2011, un'importante mostra che si chiamava The Undiscipline of Painting e che metteva assieme alcuni degli artisti più importanti a livello internazionale. Allora, chiacchierando quest'estate, ci è venuta voglia di organizzarla in galleria. Sono stati contattati tutti gli artisti che voi vedete in mostra, perché questa non è una mostra di secondo mercato, come tanti potrebbero fare con la semplice compravendita delle opere, ma sono opere che gli artisti ci hanno affidato o direttamente o tramite i loro rappresentanti, o semplicemente dandoci l'accordo a poterle esporre. Così si fanno le mostre, con gli artisti che ne sono coscienti e che mettono poi la mostra nel loro curriculum vitae e non chiaramente semplicemente comprando delle opere perché si ha del denaro e mettendole insieme in un allestimento posticcio. Questo è un allestimento curatoriale che io vi invito poi a visitare dal vivo, ma che oggi vi porterò a leggere in questo scampolo di, chiamiamola, trasmissione televisiva. Vi voglio leggere il comunicato stampa. Perché questa mostra? Questa mostra, dice il curatore Alex Bacon, che è un curatore il curatore scrittore più che altro, curatore Daniel Sturgis, ma è un critico che scrive testi per David Zwirner, per l'Alison Gallery, per i musei, quindi parliamo di un critico di livello internazionale. Dice, pur presentando il lavoro degli ultimi 2 decenni, questa mostra esamina gli artisti di 3 generazioni che sono diventati, tra virgolette, maggiorenni, cioè hanno raggiunto la maturità artistica, potremmo tradurre dall'inglese, fra gli anni 70 e 90 e che esplorano vari approcci analitici alla pittura. Analitico qui non significa asciutto, poiché vediamo una serie di strategie che includono di tutto, dal tocco della mano dell'artista ai riferimenti umoristici alla storia della pittura, e i formati variano dagli spazi radicali di Joseph Marioni e Carmen Gloria Morales alle geometrie a griglia storicamente referenziali di Peter Halley e Peter Schuiff, fino alle colate di stampo processuale di John Armleder e Ian Davenport. E aggiungerei di Alexis Harding e la pittura scientifica di Mark Francis. Quindi What Presence traccia l'evoluzione del discorso pittorico radicale dalla svolta degli anni 70 del monocromo come grado zero che consente l'apertura a nuovi approcci del mezzo, fino all'appropriazione degli anni 80 che hanno riesaminato l'eredità delle forme delle avanguardie storiche e delle neoavanguardie, per finire con la più recente ripresa di approcci processuali con modalità per interrogarsi sul ruolo dei produttori dei contenuti nella società contemporanea.
Io inizio questa mia presentazione con uno degli artisti, e oggi è difficile dire più importanti, perché sono tutti a un livello eccelso, che è Jonathan Lasker. Jonathan Lasker è un artista americano nato alla fine degli anni 40 e che nel momento in cui noi andiamo in onda sta esponendo con una sua meravigliosa personale in una delle gallerie più importanti al mondo, che è Tadeusz Ropak, che voi sapete essere una multinazionale dell'arte con sede a Londra, a Parigi, a Vienna, a Salisburgo, dove è nata, e quindi in tutto il mondo. Ma anche una personale importante al museo di Bucarest in Romania. Jonathan Lasker è uno di quegli artisti che, ad esempio, citavamo nel comunicato stampa, ha un approccio, se vogliamo, anche ironico. Come nascono queste mostre? Come nasce la scelta di questi artisti? Semplicemente vi ho messo alla mia destra tutta una serie di enciclopedie di pittura. Cioè, io mi formo come gallerista, come anche curatore, perché lo sono stato, come critico, come persona semplicemente che parla di arte, sulle monografie internazionali, che in qualche caso, come Painting Today, è stata tradotta anche in italiano. Qui avete, ad esempio, della Taschen, lo potete comprare ovunque, sia in questa versione più piccola tascabile che nella versione formato più grande. Questa è un'enciclopedia sulla quale si formano gli studenti internazionali, e cioè l'arte del XX secolo. Questo è Painting Today, questo è Vitamin P2, ma poi c'è Vitamin P3. Queste, io studio solo su enciclopedie internazionali, perché voglio che quello che voi vediate non sia qualcosa semplicemente conosciuto nel nostro bel paese, ma quando tu esci dai confini è totalmente ignoto ai grandi curatori, ma anche semplicemente grandi operatori di mercato, perché noi siamo in una galleria, quindi lo scopo della galleria è la vendita. Il mio scopo è vendervi degli artisti che valgono in ogni angolo del mondo, perché quando noi parliamo di Jonathan Lasker parliamo di uno dei più importanti artisti viventi, nato nella fine degli anni 40, oggi espone nelle gallerie più importanti, e che in questo momento storico, credo di non dire nulla di male, potete vedere solamente da me in Italia, come galleria di primo mercato, come opere che arrivano col benestare dell'artista. Diversamente potreste trovarlo magari in qualche collezione privata o in qualche situazione di secondo mercato, ma oggi, io lo so perché comunque ho parlato con l'artista, le sue opere sono presentate con licenza di presenza, diciamo con licenza di essere in mostra, semplicemente solamente da me a Milano. Quindi capite lo sforzo di una mostra che nasce a giugno e che è arrivata a compimento, e per questo la definisco la più importante dei miei 14 anni di galleria, perché comunque ho aperto la galleria nel 2010 a Monza per poi venire a Milano. Queste sono due opere che ora magari vediamo singolarmente, di grande qualità. Jonathan Lasker lavora molto sul formato piccolo, tant'è che poi possiamo anche vedere sulla, guarda, puoi mandarmi anche la pagina del aspetta, vediamo se non si è spento il computer, la pagina del MoMA di New York. Se voi andate sul sito del MoMA di New York, voi trovate tutta una serie importante. Ok, allora stiamo in diretta, non è un problema, facciamo una riconnessione, casomai la vedremo, però ecco. Ok, è un artista che voi, eccolo qua, voi potete trovare al MoMA di New York con opere di formato medio, ma addirittura con opere di formato piccolo, con incisioni. Cioè, quando vi dico che stiamo parlando di uno degli artisti più importanti al mondo, noi esponiamo anche opere che lui considera importanti. Quindi lavoriamo nel piccolo formato, perché lui nel piccolo formato sa esprimere quello che è stato definito da un critico come degli studi rinascimentali, per poi realizzare i grandi quadri. Ora, l'opera che noi vediamo alla nostra sinistra, ci sono anche dei titoli abbastanza umoristici. Quella che vediamo alla nostra sinistra è quella che si chiama Landscape with Crucifix, Holy Ghost and Seascape Quadrant. Cioè, letteralmente, paesaggio con un crocifisso, con uno spirito sacro e con un quadrante marino,
Jonathan Lasker è un artista che va a recuperare vari stilemi della storia dell'arte, in questo caso anche alcuni stilemi dell'arte sacra, ma li abbina alla contemporaneità. È un artista che lavora con una pittura molto graffiante. Considerate che lui esce negli anni 80, negli anni del graffitismo, quindi il suo è un percorso assolutamente unico nel panorama della storia della pittura ed è venato da quella astrazione ambigua, come viene definito ad esempio su Painting Today. E questo lo vediamo con un abbinamento di cromatismi molto accesi, con una pittura, ripeto, non leccata, ma una pittura molto graffiante, lo capite dai fondi che sono volutamente non campiture perfette, vedete dalla pittura che è tridimensionale. E poi la cosa bella quando noi andiamo a vedere questi artisti, quando noi andiamo a leggere questi artisti, è proprio trovare la loro corresponsione sui documenti della storia anche dell'editoria d'arte. Ora, io ho la fortuna di avere anche la versione italiana di Painting Today, che è della Feidon ed è stampato in lingua inglese. Però, essendo stata un'enciclopedia nata nel 2007 che ha girato il mondo, è stata tradotta in varie lingue. Credo che in termini di pittura sia lo strumento più importante per uno che vuole approcciarsi all'arte e chiaramente avere una visione internazionale. Non ve ne avete a male se trovate pochi italiani. Voi vedete che nel capitolo dell'astrazione ambigua, dove chiaramente ci sono i grandi della pittura internazionale, Jonathan Lasker è rappresentato con due straordinarie opere. E c'è un testo interessante che ve lo leggo velocemente, in cui Jonathan Lasker dice nel 1993: «Il mio proposito è sostenere il ruolo della mano umana e di conseguenza l'integrità dell'identità umana», quello che poi fa anche un po' Peter Schultz, cioè l'uomo protagonista. «È vero che questi dipinti assimilano liberamente molti aspetti della nostra società meccanicistica e governata dai media, ma sempre al fine di mettere in rilievo l'espressione della mano e della psiche dell'uomo». Ecco, in queste opere, nelle opere che vedremo anche di Peter Halley o di Peter Schuiff, c'è proprio l'idea di far diventare protagonista nuovamente l'uomo. Quindi questo tipo di pittura graffiata, quasi irriverente, è un esempio di questa traduzione delle sue parole in pittura. State attenti perché stiamo considerando uno degli artisti più importanti viventi della storia dell'arte universale. Per darvi ulteriore conferma, prendo l'enciclopedia della Taschen, che trovate ovunque, con il... ora vediamo se questa è la pagina giusta. Ok, con il Rocco in copertina, e quindi l'arte del XX secolo. Questa è un'altra enciclopedia importante che viene studiata sui banchi delle università nel mondo. C'è un capitolo molto importante, le istanze artistiche al cambio del millennio, e gli artisti celebrati in questa parte del capitolo sono appunto Peter Halley e, tra gli altri, Philip Taff, Christopher Wool, Joseph Marioni, Terry Winters e il nostro Jonathan Lasker. Quindi quello che vi voglio far capire è che oggi acquisire un'opera di un artista vivente di questa caratura, che sta esponendo in una delle gallerie, una delle, posso dire, 10, forse 5 gallerie più importanti al mondo, cioè la Tadeusz Ropak, e che sta avendo una mostra personale in un museo pubblico come quello di Bucarest, vuol dire avere la fortuna di inserirsi in un contesto mondiale, internazionale, dove peraltro le condizioni economiche sono ancora possibili per un artista di questa levatura. Sono due oli su tela, sono due opere spettacolari. L'altra, non vi ho detto il titolo, mi fa piacere perché anche qua c'è una forma di ironia nel titolo, vedete queste figure geometriche che lui in qualche maniera rende antropomorfe, e titola l'opera The Church Going Family, cioè la famiglia che va in chiesa. E quindi capiamo che c'è anche un po' di irriverenza nella sua pittura.
Sono due gemme incredibili, credo le uniche che possiate oggi acquistare sul mercato italiano, di un artista che ha il palcoscenico nel mondo. Quindi il mondo vuol dire potenzialmente quegli 8 miliardi di persone che seguono i mercati anglosassoni, americani, la sua galleria di riferimento è a New York, oltre ad avere chiaramente in Europa Tadeusz Ropak, cosa molto diversa rispetto a prendere degli artisti interessanti che sono semplicemente rinvenibili sul mercato italiano. Quindi attenzione alle opere di Jonathan Lasker e ora passiamo a valutare l'opera di Joseph Marioni. Ora affrontiamo un capitolo veramente importante della storia dell'arte del XX secolo. Presenterò questi due quadri in contemporanea perché fanno parte dello stesso movimento storico. Qui parliamo della radical painting americana. La radical painting americana nasce nel 1984 con un'importante mostra che viene organizzata alla periferia di New York da un gruppo di artisti di varie provenienze che iniziano ad indagare sulle radici della pittura. Radical painting, il termine radical in questo caso viene dal termine root, che vuol dire radice. Quindi andiamo a capire cosa fanno questi artisti. Questi artisti indagano sulle radici della pittura e quindi sulla materia pittorica, sulla stesura del colore, in qualche maniera con una forma di analogia con quello che veniva fatto in Europa con la pittura analitica. C'è un'analisi sui materiali nella pittura analitica, c'è un'analisi sulla pittura in particolare per quanto riguarda l'esperienza della radical painting. E in questo caso noi troviamo due artisti meravigliosi, una che è Carmen Gloria Morales, che alcuni di voi conosceranno perché pur essendo nata a Santiago del Cile ha vissuto e vive tuttora in Italia, quindi è un artista che in qualche maniera noi abbiamo incluso nel nostro patrimonio nazionale, e che è anche protagonista della pittura analitica negli anni 70, ma il suo interesse per il colore e per la pittura la spinge più a sposare le istanze dei pittori americani. Quindi in quegli anni lei frequenta New York, soggiorna per alcuni mesi e esce quindi da un contesto un po' più italiano, sono molto pochi gli italiani della pittura analitica che hanno un respiro internazionale. Me ne vengono in mente un paio, non li cito, però tutti gli altri sono stati confinati nei confini del nostro paese, appunto. Carmen Gloria Morales è una delle poche artiste che conoscono a New York, che ha un valore storico, proprio perché ha fatto parte di quella grande mostra. E io ho il catalogo, originario della Radical Painting americana. Questo, che si trova solo nelle librerie americane, l'ho fatto arrivare da New York, mette insieme l'esperienza che venne fatta a Williamstown, nel Massachusetts, vicino a New York, da un gruppo di artisti, tra cui avevamo Joseph Marioni, Marcia Fife, Carmen Gloria Morales, Olivier Mossé, Phil Simms, Gunther Humberg, Frederick Thursk e altri. L'esperienza era proprio quella di un lavoro sulla pittura e Carmen Gloria Morales porta la grande novità che aveva già sperimentato in Italia negli anni della pittura analitica del dittico, dove una parte del dipinto, quella di sinistra, è interamente dipinta con stratificazioni, con delle costruzioni cromatiche che si basano su un'idea della pittura che sposa il gesto fisico e quindi la fisicità dell'artista e la parte di destra che rimane totalmente intonsa, non dipinta. Quindi si crea una sorta di confronto, di giustapposizione tra un'idea di umanità, di passione, di costruzione, di intensità anche emotiva, perché per quanto i presupposti possano essere dei presupposti razionali. Poi voi lo vedete da quest'opera che c'è un'eruzione del colore, opere create da molte stratificazioni di colori, è una parte invece che è totalmente silente.
Quindi da un lato c'è l'immanenza, lo still, la quiete, e dall'altra parte c'è chiaramente l'umanità, c'è l'umanesimo, c'è la presenza dell'uomo nel senso di essere umano e della sua esperienza vitale e terrena. Con queste opere lei ha conquistato il mondo, è un'altra artista che ha inventato un genere pittorico con l'idea del dittico e con l'idea della pittura della parte destra totalmente assente, e oggi noi la celebriamo con una meravigliosa opera che ha un'altezza di 140 centimetri e una base di 70 ripetuta per due volte. Non vi cito il titolo perché i titoli di Carmen Gloria Morales sono semplicemente delle sigle che vengono determinate dal giorno e dal luogo in cui l'artista ha realizzato e dipinto l'opera, ma siamo davanti a delle espressioni pittoriche. Ora vi farò vedere qualche dettaglio. Lei usa dei pigmenti metallici, quindi queste sono opere di una grandissima qualità, e che io vi invito a vedere personalmente, perché altrimenti voi perdereste veramente una parte importante, non godreste appieno di questa scelta di questi colori che sono incredibili. È una pittura molto solida, è una pittura che nasce, come vedete, su delle pennellate comunque ortogonali, si creano delle stratificazioni che poi, fatemi dire metaforicamente, sono le stratificazioni che noi abbiamo nella nostra vita. Accanto a lei abbiamo uno degli artisti viventi più importanti dell'astrazione mondiale. Oggi io ho qua delle enciclopedie, su tutte le enciclopedie Joseph Marioni è presente. Mettere in collezione un'opera di Joseph Marioni vuol dire fare una delle cose più intelligenti che oggi si possano fare per chi compra opere d'arte. La sua è una pittura liquida, tutte le sue ultime mostre si intitolano Liquid Light, perché è una pittura di velatura, una pittura fatta facendo colare, e mi viene da dire anche scolare, il colore sulla superficie. Lui non ama definirli monocromi, perché chiaramente sarà difficile perché l'opera è molto lucida, ma se voi la vedete dal vivo percepite che c'è un fondo, che c'è un fondo più scuro, che appare in alcuni punti perché l'artista lascia scolare il colore in maniera tale da far apparire la parte scura che c'è sotto, ma parliamo di uno degli artisti veramente più importanti tra quelli viventi. Raro, è citato in tutte le enciclopedie. Io vi faccio un esempio, ad esempio, prima stavamo guardando questa enciclopedia della Taschen, Arte del XX secolo, e proprio nella sezione dedicata alla pittura, tra l'altro, un artista che, pur essendo nato artisticamente negli anni 70, viene inserito in un capitolo che dice le istanze artistiche al cambio del millennio. Quindi è un artista oggi tuttora importante, da cui suggere informazioni importanti. Vedete che Joseph Marioni è citato in questa enciclopedia internazionale di pittura. Potremmo prendere Painting Today, in questo caso, ecco, non mi sono preparato la pagina, ma eccola, guarda, non sono preparato, ma sono stato fortunato, perché nel capitolo dell'astrazione pura vengono considerati solo Yves Klein, Robert Reimann e Joseph Marioni. Contando che Yves Klein e Robert Reimann non sono più viventi e le sue opere costano milioni o decine di milioni di euro, questo vi fa capire l'importanza di Joseph Marioni. Questa è la versione originale in lingua inglese, poi c'è anche quella in lingua italiana, non sono io che lo dico. Qua abbiamo un'esposizione di opere di Robert Reimann, qua abbiamo le opere di Yves Klein e qua abbiamo l'opera di Joseph Marioni, che è addirittura presente con due opere, questa sorta di monocromo verde e questa sorta di monocromo
giallo. Dopo di lui si parla di Robert Mangold, un altro artista americano che costa milioni di euro. Allora, oggi, fra gli artisti viventi, essendo venuto a mancare Bryce Marden da poche settimane, e peraltro fu proprio Bryce Marden a curare la prima mostra di Joseph Marioni, lui artista, lo consacrò in qualche maniera come uno dei suoi eredi, di lui, di Rayman, e quindi l'ha celebrato come Marioni è un artista che nasce nel 1943, quindi è il decano di tutte le opere che noi abbiamo oggi in galleria. Ma vi voglio far vedere anche Vitamin P3, Vitamin P2. Vitamin P2 è un'enciclopedia che parla degli aspetti importanti, delle novità della pittura contemporanea. E Vitamin P2 viene realizzata c'è stato Vitamin P1, Vitamin P2, Vitamin P3. Quindi parliamo di una enciclopedia sugli artisti più recenti che viene fatta ogni circa 10 anni. Nella parte introduttiva, anche in questo caso, noi abbiamo la pittura di Joseph Marioni. Quindi non esiste, chiaramente stiamo parlando di enciclopedia in lingua inglese, magari qualche libercolo in lingua italiana un po' distratto, non cita gli artisti internazionali. Però ecco, solamente per farvi capire, qui è citato assieme a Romano Palca, qui è citato, insomma, assieme ai grandi della pittura, questa era una mostra che c'è stata, se non ricordo male, al Museo di Filadelfia, proprio sulla pittura di Joseph Marioni. È chiaro che Joseph Marioni, voi non lo trovate in Italia, perché è un artista che sta a New York ed è un artista che tu devi andare a prendere, devi andare a convincere e devi andare ad esporre. Io lo feci qualche anno fa, ho fatto un bel catalogo dal titolo Liquid Light. Tra l'altro lui fu intervistato in quell'occasione da Alexis Harding e quindi, perché poi Alexis Harding è un artista che si abbevera ai grandi della storia della pittura. Io direi che tra tutti gli artisti oggi qua presenti, lui sicuramente è il più anziano, ma è proprio il decano di tutti. Oggi, chi vuole fare un investimento importante in arte dovrebbe correre. Io dico sempre attenzione agli americani, che costano poco, agli americani, agli inglesi, perché sono quegli artisti che sono poi davanti, sono sotto i riflettori dei grandi mercanti, dei grandi galleristi. Lui in particolare, oggi, io solo quest'opera, infatti non è un'opera che nelle mie intenzioni dovrebbe essere venduta, comunque siamo qua per ascoltarvi. È un'opera meravigliosa, ho la fortuna di avere un rapporto con l'artista, quindi di capire se è il caso di intervenire su altre cose. Radical Joseph Marioni, l'opera di Marioni misura circa 120%, qui siamo veramente nell'Olimpo degli dei. E quindi ora ci spostiamo nell'altra stanza e andremo a valutare gli altri artisti. In una mostra sulla grande pittura internazionale non poteva mancare uno degli artisti più amati, più richiesti dai critici, dai collezionisti, dal mercato, da chiunque, da chi vuole fare delle installazioni in spazi pubblici, come è successo al Chiostro del Bramante, e da chi chiaramente gli riconosce uno dei ruoli apicali della grande astrazione internazionale. Chiaramente parliamo di Ian Davenport, parliamo di uno dei suoi paddle painting, un artista che io mi onoro di rappresentare in Italia ormai da un po' di anni, e di aver già fatto un paio di personali meravigliose in questa galleria, una tutta dedicata alle carte con un grande splat alla parete e un'altra solo di paddle painting di opere come quella alla mia sinistra. Io credo che chi mi conosce sappia benissimo la storia di Ian Davenport. Comunque fatemi ricordare che lui è uno dei grandi fondatori degli Young British Artists, quel gruppo capitanato da Damien Hirst che organizzò nel 1988 la mostra Frieze nei Docklands londinesi. Lui si è affermato come uno dei più importanti di quel gruppo come pittore astratto. Altri hanno fatto altri tipi di installazioni, sono intervenuti ad esempio, le inclusioni di squali o di animali squartati come Damien Hirst, oppure altri come
Tracy Emin, che ha messo in scena la propria vita intima e personale col famoso The Bed. Quindi parliamo di un pittore del gruppo, di uno dei più amati. Le sue opere le avete viste alla Biennale di Venezia, quando fu invitato nella posizione principale ai giardini. Entrando, lui si presentava con un'opera enorme, con queste colature di colore, con tutto il paddle. La sua partecipazione a quella biennale è ancora insuperata. Fu l'artista più fotografato, fu l'artista più visto, fu l'artista per il quale fu anche realizzato uno swatch, un orologio apposta per la sua partecipazione alla biennale. Ed è un artista che voi avete imparato ad amare, perché la sua pittura è una pittura che prende molto alla pancia, queste colature che partono con un presupposto di razionalità e poi si confondono sulla base, creando questo paddle, questa pozzanghera. Oggi lui è uno degli artisti della Paul Kasmin di New York, è uno degli artisti più rari poi, perché per quanto sia ancora giovane, parliamo di un artista che ha poco più di 50 anni, ma è un artista che produce molto poco proprio per tenere un mercato pulito, e quindi le sue quotazioni aumentano continuamente. Io ho la gioia di poterlo presentare ogni volta una cifra superiore. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma dov'è sta gioia? La gioia è farvi vedere che più si tarda a comprarlo e più lo si paga, questa è la verità. Quindi oggi Ian Davenport è uno dei protagonisti del mercato, diciamolo, oltre alla storia nella quale lui è incastonato come una gemma per aver partecipato a Frieze, per essere uno degli Young British Artists, per avere le opere alla Tate di Londra e nei più importanti musei, per aver creato installazioni, per essere anche amato dai grandi brand della moda, perché lui ha realizzato una meravigliosa opera Dior nello showroom di Toronto, enorme, una colatura che prende vari piani. E poi, vabbè, ha realizzato anche una famosa serie di borse di Dior che è andata esaurita. Cioè, un artista che sa anche essere pop, sa anche essere presente dove serve, perché oggi voi sapete che comunque l'arte si sposa molto spesso con altre manifestazioni, però rimane un artista raro. Oggi possedere un alluminio di Davenport, un paddle painting, è privilegio di pochissimi. Ecco perché le opere continuano a aumentare di prezzo, ecco perché è uno degli investimenti più certi nell'arte mondiale, ecco perché stiamo parlando di uno dei numeri uno al mondo. Quindi non voglio dirvi molto di più, perché stiamo parlando di un'opera, tra l'altro, come sta realizzando ultimamente, con la specularità della pittura, e mi auguro che sappiate capire che avere in Italia, oggi sono l'unico in Italia a avere sul mercato, ricevendolo dall'artista, un paddle painting, vuol dire venire a vedere questa mostra e fare quello che è più giusto fare se siete dei collezionisti top. Ian Davenport. La potenza di quest'opera spero vi giunga tramite il mezzo di ripresa, altrimenti l'unica soluzione è venire a Milano in via Cola Montano 40 fino al 13 aprile per vedere un'opera rarissima di uno dei più grandi artisti internazionali. Nasce svizzero, ginevrino, parliamo di John Armleder, parliamo di un artista che peraltro era presentato da una delle più grandi gallerie al mondo, che è la Massimo De Carlo, che ha sedi a Londra, Shanghai, Parigi, Milano, insomma. Quindi entriamo in un mondo di mercato molto alto, molto esclusivo, e l'opera che noi vediamo accanto a me è un'opera realizzata con molti materiali. John Armleder nasce nel 1948, se non sbaglio, ed è un artista che inizia a lavorare nel periodo di Fluxus, quindi diventando uno dei performer artisti ancor prima che pittore. Infatti la sua produzione è una produzione molto variegata, perché in John Armleder è sempre contato questo approccio molto eclettico all'opera d'arte, quindi ha realizzato delle vere e proprie performance, ha sempre utilizzato vari materiali,
per poi approdare a questo ciclo, che è il ciclo un po' più conosciuto dell'Arnleder pittore, che si chiama poured painting, quindi dipinti versati. C'è un'analogia rispetto all'opera di Davenport, che anche lui chiamava alcune opere poured painting, ma il versamento del colore di Jan Davenport partiva sempre comunque da dei presupposti di razionalità e poi vedeva cosa avveniva col caso. L'opera invece di John Arnleder è un'opera assolutamente gestuale, un'opera assolutamente ricca di elementi. Ci sono colore, olio, pigmenti metallici, elementi plastici, pezzi di vetro. La sua è proprio una vera performance, come si potrebbe fare in un ambiente dove ci sono le persone a supportarti, a vederti, e quindi le performance che facevano gli artisti di Fluxus e non solo, in questo caso è realizzata su una superficie. È una superficie molto grande, è una tela di 170x100. Parliamo di una cifra importante di proposta, perché qua, signori, siamo sul tetto del mondo. Noi con questa mostra dal titolo What Presence abbiamo veramente messo insieme alcuni degli artisti più importanti della storia della pittura universale, ma di quelli viventi. Voi sapete, io scherzo sempre e dico che non mi trovo tanto bene con i morti, mi piace lavorare con i vivi, perché io voglio che John Arnleder sia felice che Luca Tommasi esponga una sua opera in galleria, come Peter Halley, come Jan Davenport. Queste sono mostre che nascono con gli artisti. Poi in qualche caso, come ad esempio nel caso di John Arnleder, grazie alla collaborazione della sua galleria, però ecco, sono dei concept che non nascono per la vendita, nascono per la consacrazione non tanto di lui come artista che è già consacrato, ma proprio di un concetto di pittura astratta che deve essere goduta e fruita da voi. Quando si fanno queste mostre, certo che è importante anche la vendita, ma quello che è importante è aprirvi il panorama, farvi vedere che nel mondo ci sono artisti che contano a livello universale e che magari i cui nomi molti di voi conoscono molto poco, perché non sono quelle cose che sapete, che siete abituati a vedere nelle televendite d'arte, dove lo scopo è fare cassetto e non sempre fare cultura. Quindi quello che io voglio e desidero che in questi 2 mesi di mostra la gente venga, si approcci visivamente con queste opere e capisca perché è stato faticoso e importante mettere assieme alcuni degli artisti più importanti viventi. L'opera straordinaria, mitica, di John Arnleder. Il cuore e l'orecchio batte forte quando mi trovo davanti alle opere di Mark Francis, di questo ultimo ciclo, che è uno studio sui riverberi del suono e quindi continua nella sua grande tradizione di arte e scienza. Oggi l'opera che è al mio fianco è una testimonianza della grande, grande, grande evoluzione della tecnica artistica di Mark Francis. Mark Francis, voi lo sapete, è un artista nato nel 1962, è un artista britannico che ha fatto parte di Sensation, la grande mostra alla Royal Academy del 1997 che ha consacrato a livello mondiale il movimento degli Young British Artists, la mostra più importante dell'ultima parte del XX secolo, che poi andò in tour a New York, che poi andò in tour in Germania, a Berlino. Quindi parliamo di una delle espressioni più importanti per capire non solo l'astrazione, come nel suo caso, ma in generale cosa è successo nell'ultimo decennio del XX secolo con gli Young British Artists. Con queste opere che verranno presentate ufficialmente tra poco più di un mese a Auckland, in Nuova Zelanda, nella prima grande mostra in Oceania di Mark Francis, il pubblico avrà l'opportunità di capire quanto la bravura di questo artista è ormai un punto fermo
della grande astrazione internazionale. È un artista che trovate su Painting Today, è un artista che è rappresentato dalla Curling Gallery di Dublino, la galleria di Sean Scully, la galleria che espone regolarmente ad Art Basel le opere anche di Mark Francis. È un artista che sempre io ho suggerito, da quando ho iniziato a collaborarci, quindi da un po' di anni a questa parte, ai miei collezionisti, perché ha la stessa grandezza storica di Ian Davenport, ma lo dico con grande serenità, anche se le cose stanno cambiando, dei prezzi ancora incredibilmente possibili per un artista di questa fama e di questa grandezza. Oggi io sono felice di farvi vedere un paio di opere, quindi non solo quest'opera che fa parte della mostra, che è stata scelta da Mark Francis anche da un punto di vista dimensionale per essere accanto alle altre opere, ma anche un'opera di formato più contenuto che ho avuto la fortuna di avere e che oggi io vi presento veramente in esclusiva, perché questo ciclo non è mai stato presentato in una personale. La prima personale sarà quella di Auckland, della Fox Jensen, che è la più grande galleria dell'Oceania. Anche in questo caso, in un formato più contenuto, quella che abbiamo visto prima era un'opera di 107 x 83 cm circa, questa è un'opera di 66 centimetri di altezza per 60 di base. Troviamo questa straordinaria mappatura dei suoni. Quando voi vedete queste opere è come se ascoltaste i rumori dell'universo. Lui ha deciso di inaugurare questo ciclo dopo aver fatto una residenza alla Società Astronomica e Matematica di Londra e quindi ha studiato, ha ascoltato con gli strumenti che hanno a disposizione gli scienziati quali sono gli eventuali rumori dell'universo, come perlomeno gli scienziati cercano di mappare le onde radio, e ora non mi voglio inerpicare in traduzioni scientifiche perché non sono un fisico e non vorrei fare degli errori, però ecco quello che vi voglio spiegare è che in tutti i cicli di Mark Francis, sia i primi, quelli esposti a Sensation, in cui lui ha un'attenzione spiccata per la biologia, fino agli ultimi, dove invece è la fisica del suono che lo interessa, ecco, farvi capire come queste opere hanno un'estetica pazzesca, perché veramente io credo che con questo ciclo Mark Francis, fatemelo dire anche volgarmente, strapperà molto sul mercato, perché anche le persone magari meno addentro ai fenomeni dell'arte e che quindi hanno una valutazione, fatemi dire a volte semplicemente estetica dell'opera, davanti a queste opere, io ho già venduto alcuni di questi cicli, tra l'altro abbiamo anche una carta molto bella, altre sono state vendute, disponibili in galleria per chi dovesse fare richiesta. Questo è un dipinto su alluminio, l'altro è un dipinto su tela, lui utilizza la tela e l'alluminio indifferentemente, in questo caso voi non siete in galleria, ma l'opera è proprio di fronte all'alluminio di Ian Davenport. Ecco, qui c'è proprio un'estetica anche altissima, questa capacità di sfinare il colore, questa voglia di colorare il suono utilizzando chiaramente vari colori, quindi anche dando un senso di intensità al suono, perché ogni colore è legato a un'intensità diversa del suono, lo mette veramente oggi in una posizione straordinaria, perché è un artista di questa fama mondiale, trattato da alcune delle più grandi gallerie del mondo. Avere anche questo risultato forte, piacevole, estetico, così importante, ecco, lo mette nella condizione di essere acquistato da chi oggi ama la grande astrazione,
Parliamoci chiaro, qui parliamo di un artista che espose da Mary Boone e che ha fatto mostre nei musei del mondo, che chiaramente nei musei, alla Tate di Londra, al MoMA di New York, cioè siamo a dei livelli altissimi, la sua storia è immensa e queste due opere che io vi ho fatto vedere di Mark Francis rappresentano veramente un livello apicale, incredibile. Venite a vedere la mostra e chiedetemi, ahimè, queste poche opere disponibili. Ora sono felice di presentarvi un artista che voi conoscete se avete frequentato la mia galleria, perché per tanti anni l'ho rappresentato qua in Italia, ho organizzato ben 3 mostre personali, una nella sede di Via Tadino e 2 nella sede qua di Via Cola Montano 40. Ma oggi è passato assolutamente non a miglior vita, perché sta benissimo ed è sempre uno straordinario artista che sta con noi, ma ha una galleria molto più importante della mia, che ha sedi in tutto il mondo, perché come io vi ho sempre detto, io cerco di giocare di astuzia. Gli artisti che io presento sono tutti di grande fama, di grande storia, di grande qualità, e fortunatamente io ho questa conoscenza del mercato internazionale e degli artisti internazionali che devo dire poi non è così comune sul mercato italiano, quindi riesco a strappare a volte dei contratti o delle situazioni in anticipo quando magari gli artisti sono in un momento minor interesse dal punto di vista di mercato, ma le cose poi sono sempre destinate a cambiare. Questo è capitato con Peter Schuiff, oggi è un artista rappresentato nel mondo da una galleria che ha 5-6 sedi in tutto il mondo, però io ho la fortuna di avere questo meraviglioso quadro, perché oggi non si può parlare di grande astrazione internazionale, parlare degli anni 80, del Neo Geo, senza avere un Peter Hall e un Peter Schuiff che furono insieme protagonisti di quella fase storica degli anni 80 americani. Questa è un'opera proprio che ricalca quelle opere che nascevano negli anni 80 come reazione alla pittura tipicamente razionale degli anni 60 e 70, ai Vasarely, a tutti quegli artisti dipingevano la geometria, che scomponevano i colori secondo principi razionali, che insistevano sulla griglia modernista. Questi sono gli artisti che negli anni 80 reagiscono, che riportano l'uomo nell'agire pittorico. Ecco perché queste opere, quando voi le vedete da lontano, appaiono più precise, e man mano che vi avvicinate vedete la gestualità, vedete che si vuole creare l'idea ma non si vuole dare la definizione, si vuole lasciare volutamente una pittura molto gestuale, aggressiva, e ritengo che questa opera 100% sia veramente uno straordinario tributo a quel modo di vedere l'arte che nacque proprio nell'East Village a New York negli anni 80 e che vide Peter Schuiff e Peter Halley protagonisti. In questo caso l'artista gioca sulla fusione dei colori primari, il mercato ora che è rappresentato a livello mondiale da chi potrà farne veramente quotazioni incredibili lo pone come uno degli artisti chiaramente desiderati, e io sono contento di averne venduti tanti, ma proprio tanti, negli anni in cui le sue quotazioni erano molto 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 più contenute. Non vi nego che quest'opera ha già trovato il suo chiodo, quindi sono felice di esporla fino alla fine della mostra, ma stiamo parlando chiaramente di un quadro superlativo di un artista importante. Importante come il suo sodale che conobbe a New York e con cui interpretò questa nuova geometria, che è il Peter Halley che andremo a vedere adesso. Parli di Peter Schuiff e non puoi non parlare di Peter Halley. Stiamo parlando di due artisti
che sono stati protagonisti del Neo Geo, questo movimento che oggi stanno riscoprendo tutti, anche se il mercato di Peter Halley, diciamoci la verità, è già un mercato importante. L'opera che vedete accanto a me è ancora del 2002. Lo dico perché ho visto recentemente le ultime produzioni di Peter Halley, che sono molto belle, c'è sempre questa materialità del colore, ma tendono a essere monocromatiche. Queste sono le prigioni, questa si chiama Purple Prison, è del 2002 e fa parte veramente di quel ciclo che voi trovate su tutti i libri di storia dell'arte. Io ne ho qua uno di lingua anglosassone, inglese, della Taschen, e vedete come chiaramente quando si inizia il capitolo sulla pittura a cavallo del secolo, che abbiamo visto anche citare Joseph Marioni piuttosto che Jonathan Lasker, ecco, abbiamo le prigioni. Quindi questo è il ciclo più importante, questo è il ciclo che siamo in una galleria, dai, parliamo anche un po' di mercato, tutti i collezionisti vogliono. Queste sono le opere che sono già incastonate nella storia dell'arte universale. Non si può parlare di pittura astratta senza parlare di Peter Halley. Quindi è evidente che questo enorme quadro, che poi in verità non è poi gigantesco, ma voi sapete che Peter Halley usa dei telai molto alti, quindi il quadro diventa molto incombente. La tela è fantastica, ci sono questi accostamenti tipici dell'arte di Peter Halley, cromaticamente molto forti, molto violenti, molto legati ancora al concetto di astrazione, ma rinnovata. Ad esempio anche questa invenzione di questa materia pittorica granulosa che interrompe la linearità della pittura flat, della pittura piatta. Lui, Peter Schuiff, i protagonisti di questa stagione che nasce negli anni 80 a New York, nell'East Village, questi giovani artisti che vogliono reinterpretare la geometria astratta secondo dei canoni più contemporanei, dei canoni più moderni. E questa prigione che in Peter Halley può essere anche metaforizzata come in qualche maniera una gabbia che ci costringe a realizzare opere in un certo livello, che questi artisti cercano di rompere, quindi uscire anche da una gabbia di una geometria estremamente razionale come era quella che l'aveva preceduto, ma la gabbia può anche essere una metafora della società del consumismo in cui questi artisti si affacciano proprio negli anni 80 e anni 90. Sono lieto che voi veniate a visitare la mostra fino al 13 aprile in via Cola Montano 40, perché già vedere un Peter Halley fa capire come questa mostra sia una delle più importanti a livello di astrazione che si possa vedere a Milano nel 2024. E io mi pregio di dire che questa mostra potrebbe serenamente trasferirsi in un museo internazionale, perché gli artisti sono tutti di grande lignaggio. Peter Halley, Purple Prison del 2002. Se oggi noi siamo in galleria, abbiamo la gioia, la fortuna di avere alcuni degli artisti più importanti dell'orbe terraqueo in questa mostra, è grazie a lui, è grazie a Daniel Sturgis, un artista che magari il grande pubblico non conosce ancora, però uno dei più raffinati, intensi pittori inglesi, che peraltro ha talmente delle qualità culturali che lo hanno portato anche a curare delle mostre alla Tate inglese, alla Tate St. Ive in questo caso. Lui è quello che ha dato l'idea a questa mostra. Perché? Perché nel 2011 Daniel Sturgis realizza proprio per la Tate una grande mostra di astrazione dal titolo The Undiscipline of Painting, quindi l'indisciplina della pittura. Erano ancora anni in cui il concettuale comunque urlava, io dico i suoi ultimi vagiti, e quindi sembrava che la pittura fosse qualcosa di indisciplinato. Lui aveva visto lungo, sapendo che la grande pittura sarebbe tornata e non sarebbe mai tramontata. Oggi infatti gli artisti più costosi sulla scena sono pittori, le aggiudicazioni più importanti alle aste sono di pittori, non sono poi di installazioni o di arte concettuale in
senso stretto, perché poi tutta l'arte è concettuale. Come ho conosciuto Daniel Sturgis? Io lo dico molto sinceramente, studiando. Io mi sono formato come gallerista su questa enciclopedia della Phaidon che si chiama Painting Today. E quindi ho studiato, peraltro ho studiato sull'edizione inglese, poi ho scoperto che c'era l'edizione italiana. Ma quando mi sono trovato ad affrontare il capitolo dell'astrazione pura e quindi ho sfogliato questo capitolo e ho scoperto che Robert Ryman, Yves Klein, Joseph Marioni erano i padri della grande astrazione internazionale, Sean Scully, e ho capito poi Ian Davenport, Alexis Harding, che c'era anche questo artista, questa è un'opera che peraltro è in una collezione italiana, Daniel Sturgis, che veniva dagli scrittori di questa monografia abbinato proprio a Peter Halley. Quindi Peter Halley e Daniel Sturgis in qualche maniera potevano essere due facce della stessa medaglia. Peter Halley più âgé, più anziano, nato negli anni 50, Daniel Sturgis più giovane, nato nel 1966, ma interpreti di quell'astrazione che potremmo quasi definire spiazzante, un po' ironica, e che quindi riprendeva sempre un concetto di geometria astratta, ma inserivano degli elementi, come peraltro fa anche Jonathan Lasker con una pittura più greve e più materica, degli inserimenti che potevano spiazzare, potevano anche creare un'ambiguità, anche una forma di ironia. Allora vedete come in questo dipinto bellissimo, io lo considero un capolavoro, vi dico che è una delle opere della mostra che costa meno, se non proprio quella che costa meno, ma è di grandissima prospettiva, proprio perché parliamo di un personaggio cult della cultura e dell'arte internazionale, peraltro reduce da una personale ad Atene con vendite importantissime, perché vedete che in un'opera dove si suppone indagare sulla costruzione a quadrati e quindi su uno spazio esattamente diviso in quadrati dall'artista, in modo che ci sia un'alternanza di colori con una logica, fatemi dire, alla Mondrian, ecco, vedete che irrompe l'elemento della rotondità, della sfera, che diventa protagonista del centro della tela. Allora c'è questa partenza, questa idea di ragionare su una suddivisione dello spazio razionale, ma questa razionalità subisce un'accelerazione e una sorta di sovvertimento dall'inserimento di questi che appaiono quasi degli angoli, che arrivano dagli angoli della tela e che portano questo elemento di novità che invece è l'elemento sferico. Allora stiamo parlando di un'arte che non è pedissequamente legata ai canoni della pittura degli anni 60 e 70, ma ne è un rinnovamento. Daniel Sturgis è uno degli artisti che io vi obbligherei a mettere in collezione, perché se oggi noi siamo a festeggiare questa grande festa dell'astrazione con le opere straordinarie di Peter Halley, di John Armleder, di Jonathan Lasker, di Joseph Marioni, tutti artisti americani, e grazie a lui, perché lui è stimato dai grandi artisti viventi dell'astrazione, è considerato uno dei più bravi, e il mercato, come dico sempre, è una conseguenza delle azioni ben fatte, della pittura realizzata in maniera intelligente e ad esempio delle grandi pubblicazioni come quella che abbiamo visto. Quindi signori, state attenti, forse è l'opera che costa meno in tutta la mostra, ma quindi a livello di forbice, a livello di prospettiva, prendere questo raro capolavoro di Daniel Sturgis vuol dire probabilmente realizzare poi un straordinario risultato. Io non voglio che compriate le opere d'arte semplicemente con la speranza che possano crescere, però ecco, qua abbiamo un'opera enorme, un capolavoro incredibile, come vedete dalla scheda,
Il prezzo è assurdo. Quindi, se tutti questi artisti hanno voluto esporre su richiesta di Daniel Sturgis, è perché lo considerano uno di loro, uno dei più bravi. Quindi, valutate questo immenso quadro di Daniel Sturgis. È lui, l'enfant prodige della pittura astratta a livello internazionale. È il più giovane artista di What Presence, il più giovane artista della mostra, è il più giovane artista che si confronta dalla parete in fondo della galleria con i grandi maestri universali. Eppure lui nasce nel 1973 e già censito nelle enciclopedie. Perché in Painting Today, che è una Bibbia, compratelo in italiano, in francese, in inglese, in giapponese se c'è, diciamo il giapponese non lo conosco, guardate le figure, ma è importante capire quali sono gli artisti che vengono visti a livello planetario, perché anche se poi i prezzi sono magari, come nel suo caso, contenuti, però è evidente che tu vedi quali sono le prospettive e le prospettive non te le dà un pur bravo, speriamo, gallerista come Luca Tommasi, ma te le dà l'editoria internazionale, il gallerismo internazionale, i musei internazionali, perché sono quelli che vengono presi a modello. Noi siamo un paese meraviglioso, i geni del Rinascimento, i geni del Barocco, ma dall'Ottocento in poi abbiamo inciso meno, e se abbiamo avuto dei geni ancora nel Novecento, vedi Lucio Fontana, vedi Alberto Burri, vedi Giorgio De Chirico e altri, è nel XXI secolo che siamo deboli. È in questo XXI secolo che siamo deboli, dove siamo molto marginali, purtroppo, nel mercato e nella cultura internazionale. Allora, perché vedete quest'opera monocromatica? Perché è un'opera che ricalca quella, sempre giocata su questi colori, che fu pubblicata da Painting Today nel 2007, quando venne fatta questa incredibile enciclopedia. Allora, è chiaro che noi parliamo di Alexis Harding come del processuale. Cosa vuol dire processuale? Vuol dire l'artista per cui il processo diventa contenuto pittorico. È l'artista che lavora in orizzontale, poi inizia a muovere la superficie, fa scivolare lo smalto, l'olio, il colore. A un certo punto questo colore crolla, in alcuni punti rimane attaccato, ma è un'opera che non muore mai, è un'opera che vive sempre. Infatti lo dico sempre, se avete in casa un Harding e c'è il pezzettino in più o in meno, sono opere che non muoiono mai e che si assestano continuamente. Non succede nulla, perché è un artista per cui il processo non finisce mai. Poi è evidente che si ferma, voglio dire, io parlo di piccoli aggiustamenti, non parlo dell'opera che scompare. Ma proprio grazie a questa idea dell'opera vivente, dell'opera che rimane sempre viva anche quando è collezionata, lui è entrato di diritto nella storia dell'arte, dell'astrazione dell'ultimo secolo, degli ultimi anni, perché ha saputo calibrare ed inventare un nuovo modo di interpretare l'arte. Sono reduce dalla Fiera di Bologna, dove è stato apprezzatissimo, lui è stato invitato dal curatore della sezione pittura del XXI secolo e abbiamo fatto delle vendite molto importanti. Non poteva mancare in una mostra del genere, perché noi abbiamo da lui, che è del 1973, a Carmen Gloria Morales, che è del 1942, noi abbiamo la necessità di capire cosa è successo dagli anni 70 in poi sulla pittura. E lui oggi rappresenta uno degli esempi più innovativi. Quindi è un artista grandioso che poi realizza le sue opere non solo e non tanto guardando il numero dei colori. In questo caso noi abbiamo un'opera tendenzialmente bicromatica, ma voi magari avete visto la Fiera di Bologna, avete visto anche opere precedenti a queste dove invece c'è un'esaltazione di colori. Allora permettetemi di muovermi
da quest'opera e voglio così divertirmi con voi, visto che abbiamo visto fino adesso tutta una serie di opere perfettamente allestite a parete. Io volevo farvi vedere anche l'harding ipercromatico. Allora, siccome la mostra è interamente allestita, non ci sono spazi dove poterla appendere, ho semplicemente preso dal magazzino la cassa, che tra l'altro qualche mio collezionista che ha avuto le sue opere in cassa dice: "Ma io non la tolgo dalla cassa, perché la cassa è bellissima e mi racconta dell'artista, perché poi ci sono le sue scritte, i suoi appunti". Quindi c'è chi, magari nelle dimensioni più piccole, ha proprio appeso la cassa bianca. Io ho suggerito magari ridipingila di bianco, dice: "No, no, la tengo così". Allora ho detto: "Perché non far vedere un'opera di quelle che sta realizzando adesso e che porteranno alla grande mostra a Milano a novembre, in uno spazio istituzionale meraviglioso. Tutti vedranno Harding finalmente fuori dalla mia galleria a Milano in uno spazio meraviglioso e quindi c'è questo accompagnamento. Lui si è già messo chino a realizzare le opere per questa mostra di novembre, perché le sue asciugature, come dicevo, sono molto lunghe, e vi voglio far vedere questo capolavoro. Questo è un dittico, questa è un'opera che misura 80 per 160 con le sue materie, un'opera che se tu gli stai vicino senti ancora il profumo dell'olio, perché comunque il profumo dell'olio nelle sue opere lo sentirete sempre avvicinandovi. E in questo caso c'è una preparazione con un fondo monocromatico, tipo l'opera che avete visto prima, e poi c'è questa strage di colori che vengono. Perché strage? Perché voi sapete che le opere tendono a collassare. Lui inizia a muovere la superficie che inizialmente dipinge in orizzontale e poi inizia a farle collassare, a farle muovere. Allora vedete queste strisce che lui deposita in maniera rettilinea sulla superficie, a un certo momento accrocchiarsi, spingersi una contro l'altra. E si creano questi effetti che sono veramente meravigliosi. Perché oggi Alexis Harding è un artista che io fatico ad avere in galleria? Perché è uno dei più amati, comperati. La gente capisce che è un artista innovativo, che ha fatto qualcosa che nessuno ha fatto in precedenza, che ha elaborato questa tecnica facendo scontrare l'olio e lo smalto nel momento in cui queste due superfici non vogliono fondersi assieme. E quindi sa creare quelle scivolature del colore che rendono la sua pittura veramente unica a livello mondiale. Ci sono degli epigoni, ci sono degli artisti che oggi tendono ad imitarlo, ma non riescono a realizzare perfettamente quel risultato che lui ha saputo dare. Infatti, quando mi chiedono come lui realizza le opere, io do dei brevi cenni. Ma non perché non voglia darveli, ma perché semplicemente c'è anche una sorta di segreto, nella ricetta. Qua parliamo veramente di un dittico spettacolare, come spettacolare era la grande opera che abbiamo esposto, nella mostra e che non vi nego, ha già trovato più persone interessate, non solo all'opening, ma anche chi ha seguito, la mostra nelle giornate successive. Perché questo è importante. Io utilizzo il mezzo televisivo, utilizzo internet, voi potrete vedere sul mio canale YouTube questa presentazione, ma non c'è nulla come l'occhio umano, non c'è nulla come percepire queste opere dal vivo, e ancor di più degli artisti che fanno della materia, di queste collisioni di materia, il proprio contenuto pittorico. Io credo che questa mostra sia l'esempio di come l'esperienza, l'impegno e 14 anni di galleria con grande coerenza di studio sulla pittura astratta ci abbia portato oggi a poter dire: noi a Milano stiamo mettendo in scena una mostra che si potrebbe vedere più facilmente a Londra o a New York. Peter Halley, John Arm Lehder, Peter Schuiff, Daniel Sturgis, Ian Davenport. Io credo che per chi non dovesse avere grandi problemi di portafoglio sarebbe difficile scegliere l'opera, perché c'è un'iconografia così ricca, ma tutte le opere sono diverse. C'è un approfondimento sulla pittura astratta e tutti gli artisti che io vi presento in questa mostra
hanno dei censimenti sulle importanti pubblicazioni internazionali. Peraltro verrà fatto un catalogo della mostra e quindi io non posso non pensare di non fare un catalogo su una mostra che darà a me il lustro di andare nel mondo e dire li ho messi tutti assieme. Perché se io oggi faccio questa mostra è perché me l'ha permesso Peter Halle, perché me l'ha permesso Ian Davenport, perché me l'ha permesso Jonathan Lasker. Cioè noi stiamo parlando di alcuni degli artisti viventi più importanti al mondo che lavorano con i top del mercato. Quindi signori, state con noi, continuate a seguire la programmazione della Galleria Luca Tommasi e seguitemi in questo lavoro di esaltazione dell'arte insieme al mercato. Quindi è molto importante che voi sappiate valutare le cose che contano.